Max, 3-0 forse bugiardo perché avete lottato in tutti i set. Sì, abbiamo lottato in tutti i set, siamo sempre rimasti attaccati alla partita, però poi nei momenti importanti, diciamo nel finale dei set, abbiamo subito qualche break di troppo e la differenza credo sia stata tutta lì. Adesso però avrete il fattore campo in gara 5 e bisogna far pesare. Sì, ma noi non dobbiamo guardare troppo al fattore campo perché ce lo stiamo mettendo troppo nella testa. Noi dobbiamo provare a vincere le partite anche fuori casa, non ci può essere questa differenza fra le partite in casa e quelle fuori, perché se dovessimo andare avanti molto probabilmente giocheremmo contro la Lube, bisogna per forza andare lì a vincere una partita se si vuole poi vincere la serie, quindi certo, sicuramente il nostro pubblico ci darà una grossa mano, abbiamo veramente bisogno di tutti in gara 5. Mister, il commento ad una partita difficile? Sì, sì, anche una buona partita. Penso che Trento abbia fatto una buona partita. I primi due parziali sono stati 21, può essere pesante, condizionati molto da due giri di battuta di Atanasievic, ma del gioco se n'è visto, come se n'è visto sul terzo set, dove sul finale sono stati più bravi loro. Però insomma tante cose da rammaricare non ce n'ho, se non se dopo nei vari set c'è, nel senso soprattutto nel primo set due free ball non gestite bene, nel terzo due palle in mano in difesa che potevamo fare meglio, però insomma questo perché guardare solo nel campo tuo o magari guardando di là scopri anche qualcosa di simile. Si va alla quinta, per quello espresso nella regular season è anche corretto così, è stata una regular season molto equilibrata, vediamo, la quinta è una bella cosa, una bella emozione, vediamo come sapremo interpretarla.